Sapevamo che era una partita difficilissima perché il Monopoli, i punti che ha sono tutti meritati, è una squadra quadrata che soprattutto in casa ha un calcio, diciamo, un po' diverso da tutti, aspetta e riparte ripartenza, quindi sapevamo che era una partita difficile, potevamo fare di più come hai detto tu, perché gli ultimi 20 minuti abbiamo giocato 10 contro 11 e lì dovevamo forzare un po' la mano. Sì, assolutamente, il primo tempo secondo me eravamo un po' lunghi. Infatti facevamo fatica, cioè noi attaccanti facevamo fatica a giocare. E il secondo tempo invece abbiamo giocato un po' di più, abbiamo forzato un po' più la mano e abbiamo creato. Infatti colgo l'occasione, come hai detto tu, che il mister mi ha messo titolare dopo 4 mesi e mi ha tenuto 90 minuti. Ciò vuol dire che forse gli sarò piaciuto. E non è facile, sai, rientrare dopo tanto tempo e giocare dall'inizio 90 minuti, quindi colgo l'occasione per ringraziarlo e niente, speriamo bene per martedì che c'è una partita ancora più difficile. Sono d'accordo perché i primi 10 minuti abbiamo giocato bene, abbiamo toccato un po' più di palle, un po' più di palloni e abbiamo creato qualcosina, poi all'improvviso, come ho detto prima, ci siamo un po' allungati e abbiamo avuto un po' di più di difficoltà. E il secondo tempo abbiamo avuto la stessa cosa, è stato quasi, diciamo, un déjà vu da primo e secondo tempo. Quindi sappiamo che, come detto prima, non era partita facile, perché Monopoli è una squadra per me forte, che merita i punti che ha, quindi dovevamo forzare un po' più la mano quando eravamo in 11 contro 10, però ciò non toglie che questo è un punto che poi alla fine ci darà ragione. Sì, assolutamente. Vabbè, Bizzotto è un giocatore che ha fatto la B tantissimi anni. Arena, a mio avviso, è un buonissimo giocatore, Mercadante uguale, quindi... Poi giocano, tranne Bizzotto, loro giocano da tanto tempo insieme, quindi è una squadra molto quadrata, infatti non è facile giocarci contro. Sì, l'ho vissuti malissimo perché sentire dal tifoso barese mi sono sentito un po' pugnalata alle spalle, perché io sono 4 anni che sono qui. Lascia stare l'episodio dell'anno scorso che purtroppo non ci siamo trovati con l'allenatore e il direttore. Ma io dal primo giorno che sono arrivato qui ho sempre sudato la maglia, ho sempre dato tutto per questa squadra e per questa società. Sentirmi dire Simer non è buono più, Simer se vuole andare via va via, quando io ho sempre giurato amore eterno dal primo giorno che sono arrivato, mi sono un po' sentito pugnalato alle spalle da tifosi che, ma pure quando mi scrivono una cazzata, no? Scusami il termine, su Instagram, prima ti dicono sei bravo, poi non sei buono più, sempre gli stessi messaggi, poi sei bravo di nuovo. Quindi vedo un'incoerenza impressionante proprio nei miei confronti, quando un giocatore che sta qui da 4 anni ha sempre dato tutto per questa maglia, sempre, e farò così fino alla fine.